Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Come vedete oggi non sono nel mio solito studio, ma ho deciso di portarvi un video un po' diverso dal solito che non vi porto da parecchio. Infatti sono qui nelle viette delle campagne dove abito perché ho voluto mettere in confronto due dispositivi molto importanti. Come avete letto dal titolo, Mi 10 di Xiaomi, che mi è arrivato da pochissimo, è nella variante cinese, nei confronti del mio iPhone 11 Pro. Voglio capire nel reparto fotografico, soprattutto nei video, lato video, come questi due device si comportano, quindi ho deciso di metterli sopra ad un aggeggio qui tutti e due alle stesse condizioni per capire come si comporta. In questo caso il Mi 10 è fissato a 1080p se non vado errato a 30 frame per secondo, perché dalla camera frontale, almeno nei video, tramite il software attuale che è installato nel telefono, più di così non si riesce a fare. Quindi vediamo immediatamente, a parte la qualità dell'audio, come si comporta. Ho aspettato un pochettino sperando che calasse il vento, ma in realtà credo ce ne sia ancora abbastanza, quindi probabilmente lato microfono sentirete un po' di fuscio di colpa dell'audio, quindi non valutatelo in questo momento sotto questo profilo, ma vediamo come si comportano proprio in stabilizzazione questi microfoni. Quindi in questo momento siamo con la camera frontale con tutti e due i dispositivi e il vento, come sentite, continua ad aumentare. Scusate, ma ho cambiato braccio perché ero già stufo. Ok, adesso passiamo alle fotocamere principali, così non dovete più sopportare questo brutto faccione. Ed eccoci qua ragazzi, in questo momento siamo in 4K a 60 frame per secondo in entrambi i dispositivi. Io già a display vedo una miglior stabilizzazione su iPhone, che credo funzioni a livello ottico anche a questa risoluzione, mentre per quanto riguarda, tanto vi muovo un pochettino, il Mi Note 10 non mi sembra stabilizzare, almeno a questa risoluzione. Facciamo anche una bella velocità di messa a fuoco qui in questo vicino a quest'albero. Mi sembra si vedano tutti e due davvero molto bene. Ecco, i colori così a monitor mi sembrano più naturali sull'iPhone e un po' più sparatelli sul Mi 10, però ovviamente ragazzi è un'impressione così a display, perché comunque quello che è la taratura totale del dispositivo è questa. Facciamo anche una corsa, ripeto, 4K, 60 frame per secondo per entrambi i device e vediamo se esiste un po' di stabilizzazione. Non mi sembra proprio che sul Mi 10 in questo momento ci sia stabilizzazione. Facciamo un pan, un controluce. Ok, mi dispiace ragazzi di non potervi far vedere palazzoni e cose bellissime, ma io abito in mezzo alle campagne. Ok, risoluzione 4K a 30 frame per secondo per tutti e due i dispositivi, sia per Mi 10 che per iPhone. In questo caso mi sembra che la stabilizzazione sia incredibilmente stabile su tutti e due i device, addirittura almeno così a monitor mi sembra più stabile il Mi 10. Ritorniamo su quest'alberello, vediamo come si comporta il fuoco, mi sembra decisamente bene. Poi ragazzi fatemi sapere la vostra, io non voglio dare giudizi perché poi prendo del fan Apple e quant'altro, quindi non vi dirò quella che è la qualità. A me mi interessa che voi possiate giudicare singolarmente, guardando questo video, come vi sembrano i video, per poi casomai decidere se fare un acquisto o meno quando sarà disponibile il Mi 10. Facciamo anche una corsa di nuovo. Sì ragazzi, mi sembra decisamente più stabile il Mi 10 in questo caso rispetto all'iPhone, e anche di tantissimo. Molto bene, e anche questa risoluzione l'abbiamo fatta. Contro sole, torniamo giù. Sta uscendo il sole, ma c'è sempre parecchio vento, guardate qui. Quindi capite bene che la qualità dell'audio è un po' messa in discussione anche da questo. Super contro sole ragazzi, guardate che roba. Ok. Oh ragazzi, altro video. In questo caso siamo a 1080p a 60 frame per secondo, sia per iPhone che anche per il Mi 10. E come prima mi sembra che a questa risoluzione a 60 frame il Mi 10 non vada a stabilizzare, almeno a monitor non mi sembra molto stabile. Poi magari farò comparire qualche scritta se al computer mi sembrerà diverso rispetto ad adesso. Comunque la qualità generale mi sembra molto valida in entrambi i device per quanto riguarda proprio la qualità monitor, però
mi sembra proprio che ci sia, almeno mi sembra meno stabile in questo caso, il Mi 10. Sì, sì, trema molto di più. Ok, controluce, ci siamo. Facciamo un fuoco qui per vederlo a 1080p a 60 frame come si comporta. Molto bene. E adesso facciamo l'ultima risoluzione a 1080p e ripetiamo la solita solfa. E ragazzi, sì, a 30 frame per secondo il Xiaomi Mi 10 è davvero impressionante per quello che riesce a fare di stabilizzazione. Devo studiarmi un po' le lenti, ma c'è una netta differenza dal 30 al 60p. Secondo me entra in gioco una stabilizzazione digitale oltre che ottica. C'è ottica, non me lo ricordo proprio. E vediamo un po'. Io direi che la qualità generale anche in questo caso è ottima. Vediamo la stabilizzazione. Direi proprio di sì. A 30 frame per secondo la stabilizzazione è davvero ottima. Spostiamoci in su. Spostiamoci qui. Direi che la messa a fuoco è ottima per entrambi. Direi proprio di sì. Ok, beh, diciamo che le varie risoluzioni le abbiamo provate. Adesso andiamo nei miei scantinati. Voglio provare un po' con poca luce come si comportano tutti e due. 1080p a 30 frame per secondo per tutti e due i device. Mettiamoci qui, facciamo un po' di pubblicità alla maniglia di questi garage. Dopodiché spostiamoci un po' fino in fondo e ci giriamo per capire i cambi luce, come li vanno a gestire tutti e due i dispositivi. E vediamo un po' quale dei due comincia a mettere a fuoco e a farci vedere quello che c'è oltre la luce lì dietro. Vediamo un po'. Direi molto bene per tutti e due, anche a livello di stabilizzazione e quant'altro. Una bella conferma da parte di Xiaomi, almeno così a monitor mi sembrano davvero tanta roba. Ecco, voglio dirvi però che il sensore di luminosità, probabilmente per una mancanza ancora di ottimizzazione software, non è dei migliori. Intanto io ho già il fiatore. Bene, adesso saliamo. Ebbene ragazzi, finalmente sono rientrato in studio, sono davvero contento di aver riportato questo confronto video, anzi fatemi sapere se ne vorrete vedere ancora. Ero davvero curioso di capire questo Mi 10 come si comportasse nel reparto video, soprattutto nella stabilizzazione. Come avete visto, a 30 frame tutto bene, a 60 molto meno, la stabilizzazione non c'è, almeno a livello software non sono riuscito ad attivarla e soprattutto non ho ben capito se manca davvero qualcosa a livello ancora di aggiornamenti per migliorare il tutto. Certo è che già così comunque la qualità mi sembra più che buona, però non voglio sbilanciarmi, voglio sentire la vostra, voglio capire da voi quello che vi sembra la stabilizzazione, la qualità di questo Xiaomi proprio nel reparto fotografico. Ve ne parlerò un po' più nel dettaglio fra qualche giorno, quando l'avrò provato ancora un pochettino, anche se c'è qualcuno che dice che apro la scatola e non faccio altro, ma tagliamo corto perché non voglio discutere e dare spazio a determinate persone. Ma quello che voglio sapere soprattutto da voi è quello che vi interessa conoscere di questo dispositivo prima di portarvelo nel video. In questi giorni su Instagram, e se non lo fate seguitemi, ho già postato delle foto di confronti col mio iPhone 11 Pro e soprattutto ho voluto confrontarlo con questo perché ormai comincia ad essere importante il prezzo anche di questo Mi 10. Nella variante Cina ci sono tutti i prezzi del multistore del Zaza, vi lascio il link qui sotto in descrizione, ma non ho ancora ben capito quello che sarà il suo prezzo definitivo per il nostro mercato. A livello di design non hanno fatto chissà che, è vero, lo avete detto in tanti, è pesante, però un dispositivo che a livello hardware ha tanto tanto da dire. Però quello che fa, insomma, no, da contrappeso alla scelta del dispositivo è appunto il prezzo. Se questo costerà meno di 700 euro sicuramente avrà molto molto da dire. Sopra gli 800, addirittura 900, 1000 euro per il Pro, lì comincio a dare, comincio ad essere meno convinto, insomma, no, perché ha delle mancanze, manca la Type-C con l'uscita video, manca un'impermeabilizzazione certificata, insomma, poi anche a livello estetico, sì, non c'è una rivoluzione, cioè,
mi sembra quasi un passo indietro rispetto al Mi 9T Pro. Anzi, fatemelo sapere se anche secondo voi è così. Poi questi schermi curvi io non li ho mai amati così tanto e soprattutto non ho mai amato tanto questo forellino che va a occupare parte dello schermo. Però queste sono tutte idee mie, probabilmente mi sbaglio, probabilmente voi la pensate in tutt'altro modo. Beh, fatemi sapere quello che volete sapere ancora di questo dispositivo prima di portarvi nel video e noi ci vediamo prestissimo per la chiacchierata su questo Mi 10. Adesso aspetto di sentire le vostre, però dai, a tra poco. Ciao ragazzi!